E benvenuti in me molto altro. Benvenuti in Baldur's Gate, episodio 4. L'ho dovuto rifare, in realtà già avevo fatto la diretta, ma era venuto malissimo come registrazione del microfono. So che andrà non proprio bene, però ci sto lavorando sul microfono perché ho cambiato un sacco di impostazioni, mannaggia a me, perché ho fatto diverse configurazioni. Allora, prima di iniziare voglio mettermi meglio con questo coso qui, con l'elgato, cioè con la telecamera più che altro, e ci mettiamo proprio qua sopra, carini carini, e stiamo qua, eh. Allora, dovrebbe andare bene, magari ci mettiamo un po' più dentro, io direi di sì, potrebbe essere utile metterci un po' più dentro così, ok. Allora, alzo un po' il volume, ok, ci siamo. Il nostro party è questo. Gustavo, sappiamo ovviamente, Cuore Oscuro, Gale e Will. Allora, eravamo qua dentro a per prendere qui le cose del... Oddio, dell'orso gufo. Ecco, non mi veniva, mannaggia a me. L'orso gufo. Allora... Siccome l'ho fatto, l'orso gufo lo andiamo a prendere un'altra volta. Allora, in questo caso, ce ne andiamo fuori perché tanto l'orso gufo è troppo potente per noi. E allora andiamoci a fare le missioni. Vediamo un pochettino che dovevamo fare. Perché posso anche cambiare tutto quanto, e non per forza devo fare le stesse cose che ho fatto prima. Così c'è anche varietà. Allora, missione personale, abbracciare il potenziale, esplorare i poteri concessi dal parassita. Abbiamo usato il potere del nostro parassita per esercitare un'autorità schiacciante su un'altra persona. Quando potrà spingersi oltre questo potere? Abbiamo trovato un parassita speciale come il nostro e siamo stati attratti dal suo potenziale. Vabbè, questa non è una missione che possiamo fare adesso, praticamente. Ci mettiamo il microfono un po' meglio. Allora, il boschetto, salvare il primo druido, esplorare la spiaggia. Allora, cercare Alcin all'accampamento Goblin. Aspettate, che mo facciamo proprio le cose fatte per bene. Allora, schianto del Nautolide. Nautoloide. Completare l'arma perfetta. Abbiamo trovato i progetti per delle armi perfette. Per forgiare una ci serve solo un po' di corteccia di Susurr. Ok, i compagni. Prepararsi, vabbè, quando Gale chiederà l'oggetto magico, ok. Mentre l'elfo pallido continuare a viaggiare con Astarion. Astarion è un vampiro, vabbè, queste cose più o meno le sappiamo. Missione completata e abbiamo fatto. Allora, missione, andiamo intanto, salva i profughi, vediamo un po'. Salvare i goblin e Sazza, no. Trovare le vostre cose. Ok, però trovare Moll. Doni è scomparso chissà dove. Devo trovare un altro modo per raggiungere Moll. O forse Doni tornerà a un certo punto? Oddio. Esplorare la spiaggia. Possiamo anche andarci, dai. Allora, dobbiamo andare qua. Noi siamo... belli distanti, eh. Noi siamo qua, conviene di no. Conviene più andare al... dare la caccia a Karlach per ora. Però Karlach, mi sa che devo andare di qua. Il villaggio in rovina. Qua si possono fare alcune cose. Va bene, allora facciamo così. Andiamo prima a caccia di goblin, diciamo così. Qua cosa c'è? Bara aperta. Allora, dovremmo, e dico dovremmo, entrare qua dentro. Anche se tecnicamente l'ho già fatto, però... Oddio, qua c'è un morto. Un tiefling morto. Non c'è niente, però c'è lo zaino. E non c'è niente manco lo zaino. Allora, no, no, no. Ah, perché qua già li avevo uccisi. Allora, nella precedente diretta, sì, mi ricordo.
Allora, io però voglio esplorare per bene qui, perché magari mi perdo qualche armatura, qualche cosa strana. E non vorrei fare questa fine io. Allora, entriamo qua. Armadio malmesso, ci stanno le ciabatte. I mocassini, sandali semplici, sandali da gladiatore fantastici. Però noi abbiamo i mocassini saltaruscelli. Vediamo se queste scarpe ce le rivendiamo. Allora, credo che qui già c'eravamo entrati, però. Credo proprio di sì. Però c'è la laculite. Ricetta sbloccata, sospensione di laculite. Pozione del sonno. Oh, that reeks. Artemisia, registro speciale. Vabbè, non ci interessa. What's on your mind? Prendiamo tutti questi ingredienti, questi potrebbero servirci come? Nella credenza, cosa ci può essere? Niente. Ovviamente niente. Bottiglia per pozioni vuota, non ci interessa. Reggi bottiglie, che ci avevamo qua? Bottiglia, non ci serve a niente. Reggi bottiglie, magari c'è qualche pozione in mezzo, chi lo sa. Che brutto glitch! Perché sta cosa? Allora, usciamo da qua. Ma adesso questi goblin, che devo fa? Vediamo che succede. Buonasera a voi. Però non ci attaccano, eh. Keep your paws to yourself and I won't cut them off. Allora, ad attaccarci non ci attaccano. E questa è già un'ottima cosa. Barile, bicchiere, mamma mia, che robaccia. Ma non c'è niente di meglio. Un martello, mamma mia, uno vale. Andiamo da questo disgraziato di uno scheletro. Allora, oro, buono, arco corto, buono, e anello cherubino, buonissimo, direi. Oh. Qui ci sono, che so questi, degli ogre? Ma è una mano quella. Si stava mangiando la mano. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our belly. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Il marchio dell'assoluta? Ma The end of the absolute. noi non ci abbiamo il marchio dell'assoluta, che demo fa? Allora, la tua non è un'eloquenza tipica degli ogre, non. Porto un marchio del genere, inganno. Non sono un semplice seguace. Stai parlando con uno dei discepoli prescelti dall'assoluta. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Beh, sto marchio non è che ce l'abbiamo, eh. È che lo inganniamo? Inganniamolo.
Dobbiamo fare 10. Non è male, si può fare, eh. Si è tirato bene sto dado. Buono, ce l'abbiamo fatta. Più il D4. Andiamo a 13. Ok, l'abbiamo ingannato. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Ah, mo siamo diventati anche amici. Noto che tu non sei marchiato. Non ho visto molti altri ogri da queste parti. Attacca e vattene. Vediamo perché non è marchiato. I've no use for the absolute. Or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. Ah, quindi sono mercenari. Bene. Bene, bene. Alla scorta di goblin dovresti combattere per me. Non ho visto molti altri ogri da queste parti. Attacca e vattene. No, no, scorta di goblin. A student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Oh, mamma mia. Allora, se mi permetterà di chiamarti in battaglia, ti darò 500 monete d'oro. Inganno, 1000 monete d'oro dopo che avrai combattuto per me. Persuasione, ti pagherò con le carni dei caduti. Ne avrai più che in abbondanza. Ci proviamo con persuasione. Oh mamma mia, devo fare 20. Qui è tosta. Quindi dovrei fare 17. Ho la penalità alla persuasione, no? Dovrei fare 18, 19... No, 18... 18, 19, 20... No, anche 16 potrei fare. 17, 18, 19, 20... 16 dovrei fare. Tosta, è tosta. Qui ci proviamo. Mamma mia, ragazzi! Sì! Sì, sì, sì! A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my... Mamma mia, abbiamo gli ogre dalla nostra. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Ma una volta sola? Everyone around, then ogre eats them. Secondo me sempre. Indeed. Ogre kill everyone around. Mamma mia, abbiamo gli ogre dalla nostra. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Ok, andiamocene perché c'è andata di lusso proprio de... When you are ready, sound the horn. Ma sicuramente suonerò. Mamma mia. Vediamo il corno. Dove sta questo? Oddio, trema tutta la telecamera. Allora, mettiamo più recente. Eccolo qua. Basta suonare questo corno per richiamare l'infuriata banda di Lump. Gli ogre banchetteranno con chiunque riescano ad afferrare, esclusi gli avventurieri che hanno stretto un patto con loro, forse. Mamma mia. E dove la devo mettere? Ah, proprio così? Allora, salviamo la partita assolutamente. Ok, ok, mi piace questa cosa. Perché brilla questa cosa, la trave portante crepata? Allora, intanto andiamoci a prendere qua qualcosa. Purella gli è staccato il braccio, insomma, non è proprio una bella cosa. Allora, arnesi da scasso. Randello pesante buono, medaglione ossidato buono, corda e oro. Va bene, ci sta. Allora, qui non c'è niente. Nel barile di legno, nulla. Favole di... Vabbè, si può prendere il libro, tanto... Insomma, dopo servirà. La follia e la caduta.
Cos'è questo? Un opuscolo? Ah, ok, un'opera. Un'opera teatrale, vabbè, non ci interessa. I libri, questi sarebbero da vendere. Vecchio registro, sì. Li prendiamo. La sarciccia, la pancetta di maiale, il salame, abbiamo tutto. Le salcicce secche di maiale e pancetta della griglia. Buona, 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 ci sta. Cos'è qua? Masso isolato, troppo pesante per lanciare? Ok. Questo invece uguale. Ci sta qualche altro libro qua? Eccolo. Raccogli, va, senza leggerlo tanto, insomma. Ma qua vedo che non c'è nient'altro, giusto due casse, cose così. Un mucchio di sporcizia. Cosa c'è qua dentro? Tanto la pala ce l'abbiamo. Un forziere, vai. 108. La malachite e il mestolo, vabbè. L'orso di pezza e il bidone di latte. Compriamo se tutto, poi dopo tanto la vendiamo. Allora, niente male sto villaggio diroccato, ci sta portando tanti guadagni. Uova di galline marce, non ce ne frega niente, pomodoro marcio. Il latte, il coltello, non ci facciamo nulla. Ma questi potrebbero attaccarci? Ok. Allora, la corda sì, però le tenaglie no, non ce ne frega niente. Una cassa. Anzi, un'altra ce n'è. Cos'è questo? Un pozzo? Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Indagare, indagare, perché non si sa mai. Allora, aggiungi la cosa, l'intelligenza meno uno, dobbiamo fare 10, si può fare. Mamma mia, l'abbiamo fatta e come? Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Ok, cala di giù per la corda del secchio, tira una moneta nel polso. No, tira, cala di giù. Better be careful. Those webs carry vibrations. Oh. Allora, qui salviamo. Perché questo è il pezzo. Io lo so già, però è tosto. Con il ragno. Allora, lo scudo borchiato. C'era lo spadone qua, lo prendiamo. Il vecchio zaino. E qua comincia a diventare pericolosa la situazione, eh? Allora, voglio mettere le pozioni in realtà. Dove sta? Andonde sta la pozione? Eccola. Allora, bozzolo di ragno. Però un po' di fuoco. Uno screak. E calla. Eppure un ragno. Mannaggia il veleno. Meno male che ci ha mancato. Allora, che se inventiamo? Gli tiriamo la cosa qua. Ah, non abbiamo risorse per attaccare. Gli diamo i cazzottoni. Poi termina turno. A chi tocca? A lui. Ah, quest'altro, ok. Ok.
Ok, un altro ragno ci ha avvelenato. Perché ci ha avvelenato? Ci ha invischiato, mannaggia a lui. Allora, che se potremmo inventare? Dardo tracciante sul ragno, io direi, però non possiamo fare nulla. Allora, secondo me conviene. Ma noi non abbiamo l'arco qui, non abbiamo nulla. Allora, conviene la fiamma sacra, che non possiamo fare qui. E non è mica facile, mo. Dardo di fuoco, dai. Gli bruciamo la ragnatela. Poi ci autoguariamo. Allora, lui... Dico lui... Andiamo a attaccare questo. Anche così sarebbe... No, non possiamo farlo. Il mago... Onda tonante. È un pochettino, devo fare così. La onda tonante, no, onda tonante, voglio fare piuttosto questa, che fa un bel D24. Vediamo se ci riusciamo. 42. Vabbè, ce l'abbiamo fatto. Uno è sconfitto. E mo qua rischiamo, eh. Meno male che l'ha mancato. La cominciamo ad attaccare questo, va. Ma guardate, l'ho mancato. Cazzottoni, cazzottoni. Poi l'altro, questo qua. L'altro Ethercap è pure avvelenato e va bene. La yo-yo da una martellata, così lo confondiamo. Perché fa così? Ma guardate, oh. Allora, che se ci possiamo inventare? La fiamma sacra? No. Proviamo con questa. Allora, lui... Ce la faremo, no? Non ce la possiamo fare così. Vabbè, però possiamo fargli questo raggio così. Allora, 6. Facciamo con il dardo di fuoco? O questo? No, mandiamogli il dardo quello pesante, 2 di 24, vai. Mannaggia, l'ho mancato. Un'altra volta il ragno che l'avevo omesso proprio. Allora andiamo... Lama di Brina, però... No, troppo poco potente. E i cazzottoni non gli fanno niente. Va bene. Vedi, non si è sbilanciato. Va bene lo stesso, comunque. Ok, uno è morto e l'altro un po' di meno. Vediamo che possiamo fare. Il ragno dove sta? Eccolo qua. Fiamma sacra, quella bella potente, da 5-30 danni, vai. Buona.
Così, questo è morto, ok. E questo gli lanciamo sta cosa qua. Completato, completato, è andato bene. Però qualcuno è ancora avvelenato. È giustamente questo, Gale. Some healing for a wizard in need. E tra un po' ci schiatta, eh. Allora, il ragno che ci può dare? La ghiandola tessitrice, vabbè, potrebbe essere utile più avanti. La letter cap, tutte e due vuoti. Stranamente tutte e due vuoti. Allora, l'osso non ci facciamo nulla, però qua c'era dell'altro. Bozzole di seta, pozione di guarigione ottima. Il teschio, vabbè, il teschio non ci famo niente. Gli stivali semplici ce lo prendiamo. Vediamo qua. Allora c'è uno zaino qua. Bella pozione questa, che è quella grossa. Lo scheletro è una spada corta. Oh, ci fosse un arco, eh. Manco per sbaglio. Vera acuminata. Urgenza frenetica quando inizi un tuo turno di combattimento. Mentre possiedi il 50% o meno di due punti ferite, ottieni slancio per un turno. Potrebbe essere buona. Diario dell'apprendista. Vediamo un po', leggiamo un po'. Che sia noto che ho lasciato la mia terra d'origine a causa del legame con il mio maestro e non per scelta. Se non fosse per il giuramento che ho prestato, sarei ancora a casa a servire gli Zulkier e non curare la peste suine in questo rozzo borgo. Suina. Tuttavia, un giuramento è un giuramento e continuo a servirlo come mio dovere finché non sarò liberato. I primi brani del diario sono scritti in una calligrafia piccola e delicata che sfogliando le pagine si fa più rozza e selvaggia. Si conclude con un brano scarabocchiato frettolosamente. Ci hanno pensato loro. I giustizieri oscuri sono arrivati al vecchio bastardo prima che gli arrivassero gli Zulkier. Ora giace a terra dissanguato e quando morirà sarà libero da questo giuramento. Potrò tornare. Restituirò il tomo della necromanzia che avevo rubato. Che aveva rubato, così mi perdoneranno. Sapranno che sono fedele. La gemma chiave è al sicuro nei tunnel. Quando l'avrò presa, sguscerò in cantina, prenderò quel che potrò e poi a casa. Bene, bene. Allora, prendiamolo questo. Allora, diceva che era una missione. Allora. Esplora la spiaggia, la lama frontiera. Abbiamo trovato un diario che parlava di uno scantinato e di alcuni articoli potenti. Sembrano promettenti. E cosa? Cosa ancora più importante? Preziosi. Va bene. Allora, vediamo qua che si può fare. Allora, secondo me. Allora, lo scheletro non c'ha più nulla. Se io andassi di qua, però vorrei fare un attimino un riposo per loro. La ragnatela. Ok, ci blocchiamo per forza, però col tiro salvezza ce la facciamo a superarli. Allora, cos'è dietro questo muro? È questo lo scantinato? Mi sa di sì, eh. E questo è uno scantinato. Ok, si intravedono le cose, però non credo che si possa aprire. Va bene, si ritorna indietro allora.
Ma se io tirassi qua la freccia, no? Che è cambiato? Niente. Abbiamo spento solo la luce. La goblin è morto. Oro e scimitarra goblin. Le ossa non le prendo perché non servono. How can I help? Allora, in realtà, vedi, qua sotto c'è qualcos'altro. Allora andiamo qua sotto, allora. Bozzolo di ragno, anello con smeraldo, 14, poco, però un elmo di cuoio. Tiri salvezza su destrezza. Allora, questo lo prendiamo, poi bozzolo di seta. Niente di che, questo l'abbiamo preso. Goblin morto. Allora, lo zaino. Goblin bambino morto. E che c'era questo? Fungo K ossa e oro. Dove andiamo? Li sto distruggendo tutti, però non credo che serva a distruggerli, non lo so. Allora, dobbiamo andare di qua? Sì, perché qua c'è il ragno quello grosso, però prima di fare sta cosa... no, per forza di là dobbiamo andare, non c'è altra via. Allora, ci mettiamo qua. Andiamo all'accampamento a riposarci. Allora, riposo lungo, vai. Così siamo tutti belli in forma. Ok. E risiamo qua. Allora, salviamo la partita. Già li ho visti, ragnetti. Chi l'ha? Però noi adesso abbiamo l'aiuto di questo. Spara al ragno, spara al ragno. No, non è caduto. Che stupido che sono stato. Vabbè. Dovevo farla andare sulla ragnatela, mannaggia a me. Ok, adesso. Dai, sulla ragnatela. Come si fa sulla ragnatela? Io voglio sparare sulla ragnatela. Aia. Come si può fare? Con una magia, con una cosa? Mannaggia, gliela devo dire a prima. Ecco, forse così, vai. Allora, lui non può fare più niente, però... i ragni questi qua adesso arrivano addosso. Meno male che ci ha mancato. Allora, facciamo il dardo di fuoco qua sulla ragnatela. Vai, almeno...
Ok, ragnaccio va giù. Mo questo qua non possiamo attaccarlo. Lui ci attacca con quest'altro sicuro. Aia, quello avvelenato non ci voleva. Allora, che se potremmo inventare una spinta? Movimento non sufficiente, però per questo sì. Però nemmeno per questo. Vai, vai, vai così. Cerchiamo da dargli una spinta, però no, conviene restare così. E guarire lui. Allora, tocca a lui, però 12 di 24, io direi di spingere questo. Movimento non sufficiente, mannaggia. Allora, possiamo fare allora... Frantumare, ci proviamo. Allora, questa è cascata giù, però non volevamo questo noi. Perché adesso la cosa... Però potrei... No, non potrei neanche fare questo. Mo tutti i ragnetti cattivi qua, eh. Ecchi qua. Però già hanno fatto il movimento. Noi possiamo congelarli con il nostro Gustavo. Credo. Mi sa che devo chiamare i cosi. Assolutamente, chiamiamo gli ogre. Ecchi lì. Eccoli, eccoli, vai. Allora, pensiamo bene a quello che dobbiamo fare. No, voglio congelare questi. Ok. I cazzottoni, a questa qua. O a lui. Mannaggia, che scelta. A lei, a lei. Non gli abbiamo fatto effetto. Ma gli ogri... Meno male che ci ha mancato con il veleno. Possiamo spingerlo, ci proviamo. Però è rimasto lì, vedi? Onda tonante, vai. Ok, una è schiattato. Vattene a fancina, va. Mo è rimasta questa. Però gli ogri perché non aiutano? Aia, avvelenata anche lei. Però possiamo spingere questa. Ok, morto anche sto ragnetto, penso. No, ancora... Sì, morto, morto. Cerchiamo di... non possiamo fare nulla. Possiamo fare solo questa, ci proviamo, ma... Ci siamo anche riusciti. Ma perché gli ogri non arrivano? Frantumare. Proviamoci, dai. È buono, è buono. Gli ogri dovrebbero attaccare ora però, eh. Aiutare un pochettino. Aia, uno morto e l'altro pure. Non ci voleva qua. Che ci inventiamo? Vabbè, questo posso spingere sotto. E dai, ogre, forza, aiutatemi. E andiamo, dai. Allora, guarigione. Almeno loro. E almeno lui, vai.
Allora, ragioniamo. Troppo pesante per essere spinta. Andiamo di qua allora. Cerchiamo di sfuggirgli almeno. Col cavolo gli sfuggi. Vai, menagli. Ma io dico, perché attaccate quelli piccoli? Attaccate questa che è grossa. È incredibile. Allora, che magia gli posso fare a questo? Dai, ci proviamo. Mancato, dannazione. Qualcuno che l'attacchi, anche adesso. Volendo, Allora, lui e questa famo così. Dai, almeno si riprende un pochettino. Dai, attaccate la forza. Un po' meglio però, Aiaiai, sto ragnetto malefico. Cioè, ha ucciso un ogre. E damogli i cazzottoni allora. Gli ho levato 7 e il coso non c'è più. Questo se n'è andato laggiù, non si capisce il perché. Allora, pensiamo bene a quello che possiamo fare. Andare a salvare quello? O attaccare lei? 29-125. Un'azione si potrebbe fare, Allora lui... Abbiamo 28-125, però abbiamo un ogre che può salvarci. Allora, intanto buttiamo sto ragnetto malefico. Cerchiamo di andare a salvare lui, quantomeno. Dai, andiamo. 13 va bene. Ci ha ammazzato anche lui. Questo che sta a fa sua ragnatela. Allora, lei... La fiamma sacra è l'unica. Perché se gli diamo la botta con la cosa concussiva, non gli facciamo grandi danni. Con la fiamma sacra, proviamoci. Niente. L'altro ogre, se facesse lui il lavoro, ok. Allora, il ragnetto malefico scappa, Ah, ci sta guarendo lui? Ah no, perché il ragno è morto. Che cosa è successo? Ah, è finito il combattimento. Abbiamo vinto. Per un attimo ero rimasto interdetto.
E se ne sono andati gli ogre. Va bene. Allora, tunica dell'avvelenatore. 10 classe armatura. Allora, quando lanci un incantesimo che infligge danni da veleno, infliggi 1-4 danni di veleno extra. Buonissima. Però... E riposo lungo, un altro riposo lungo, dai, ci sta. La selezione automatica, vai. E siamo tutti belli riposati e belli forti. Ok, siamo tornati qui. Salviamo la partita dunque. Sovrascrivi salvataggio. Ok. I ragnetti malefici qua, che c'hanno? Niente. E qualcosina, però potrebbero anche avercela. Allora, cosa c'è da prendere qui? Andiamo andare sotto. Andiamo sotto a vedere... Ah, c'è uno scheletro, vedi? Un arco? Bello, l'arco lungo. Lo mettiamo subito a qualcuno, perché sennò qua poi finisce sempre che non possiamo usare l'arco. Invece è fondamentale. Allora, uno a te... l'arco lungo credo che era solo quello. Ah no, c'è pure questo arco lungo, lo mettiamo anche a lui. E credo basta. Non vedo altri archi, forse dovrei... Allora no, per tipo. Anche perché dobbiamo metterci come... Dobbiamo metterci così. Alla partenza liscia, all'inizio del combattimento ottieni slancio per 3 turni. Allora, questo è ottimo. Poi. Il pugnale. 5 di 10. Di armi e di cose speciali, ci abbiamo questa. Allora. Però c'era la cotta di maglia lì. La maglietta quella... Non la vedo. Alla vera acuminata faceva... Vabbè, pure questa non sarebbe male. Però quell'altro anello... Quello che portava bene, no? Dell'invisibilità, ma dei desideri infiniti. Io voglio mettermelo. Allora, questo così, poi... L'arco equipaggiamolo. Abbiamo i guanti del potere. Un D4 per colpire tiri di salvezza. Ah, eccolo, ce l'ha lui. La tunica dell'avvelenatore. Sarebbe male mettergli questa, eh. Guarda che bello che è. Poi lui. Cosa c'ha? La cotta di maglia 16. Però non è... Non ha destrezza per farlo. Il pugnale. Pugnale no, lo dobbiamo mettere questo allo stocco. 4 di 11. You have my attention. Alle guanti del potere. Secondo me vanno messi a lui. E qui noi abbiamo il cappello. Però questo è dei bardi. Non ci serve a niente. Però l'anello quello vero accuminata. Che l'abbiamo messo. Oh, spadone. Lo stocco da 4-11 punti l'abbiamo fatto. Danni. Direi che va bene così. Andiamo ad esplorare ancora. La salvo la partita perché così almeno la configurazione ce l'ho giusta. E abbiamo sconfitto anche il ragno, eh. Uova di ragno. Allora facciamo così, va. The bones of the careless are probably littered down there.
Abbiamo distrutto tutte le uova di ragno. E questa è già un'ottima cosa. Poi qui c'è qualcosa? Carcassa di animale. Nulla di interessante. Qua probabilmente andiamo sopra, ma non c'è... Qui non c'è alcunché. Qui nemmeno. Il circolo dei sigilli. Buona questa cosa. Possiamo tornare in superficie senza fare alcunché. Però qua c'erano sti ragnetti qua da prendere tutta la roba. Allora andiamola a prendere. E abbiamo qua per... un'ametista oscura. Vediamo un po'. Chissà dove porta questo... questo baratro. Allora, il ragno non credo che abbia qualcosa di buono, però... Mentre l'altro ragno... Lo scheletro l'abbiamo visto. La pianta rampicante sì. Ok, possiamo andare qui dal coso. Al sigillo. Al circolo di del sigillo antico. Allora. Possiamo andare al villaggio in rovina dove stavamo prima ed esplorare ancora qualcosina. Allora, proprio l'inizio questo. Allora, forziere muscoso, vediamo un po'. Ah, questo già l'avevo aperto, sì. Ma dentro queste cose ci sarà qualcosa da prendere? Pozione di guarigione. Ah, vedi, prima non l'avevo vista. Dov'è la pozione di guarigione? Ah, proprio bella nascosta lì, eh? Allora, estratti della regola del 3, registro dello speziale, Artemisia antidoto. Vedi, queste cose non le avevo prese prima. Ok, qui già c'eravamo andati. Questo non credo che crei problemi. Questa una volta era un fabbro. A proposito degli strani... Il diario di Highcliff. Cos'è sta roba? L'apprendista supera il maestro. Le mie armi perfette sono quasi complete. Manca solo un componente. Samson sostiene che i progetti siano un fallimento. Ma lui che ne sa? Riesce a vedere a malapena oltre la sua pancia. Per ora ho messo da parte i prototipi e i progetti. Ma aspetta e vedrai. Samson, la tua leggenda tramonta. E un'altra sorgerà al suo posto. Si danno battaglia uno con l'altro, insomma. Qua. Ah, questo l'avevo già sconfitto. C'era però quella stanza di prima. Che mi sembra che... Vuoi vedere che stava qua? Perché se il pozzo sta lì... Ok. No, qui già ci avevo visto, mi sa. Eppure il luogo era questo, eh. Quello che si vedeva oltre il muro. Però non mi ricordo se già c'era andato. Eh sì, vuoto. E qui vedi la porta è questo qua del muro spaccato. Perciò già c'era andato. E qui era per la fornace, la forgia da fare le cose. Ma
se io per caso allora accendo, no? E dovessi mettere, fa finta, la giada, no? O se no questa qua, la malachite. Ok, fuoco, malachite. E cosa ci devo mettere? Vediamo, un'arma particolare. Ho un'arma, il bastone ferrato. Vediamo un pochettino che potrebbe succedere. O se no un'altra malachite. Il gioiello forse. Combina oggetti. Combinazione non valida. Allora, se io mettessi il bastone ferrato invece della malachite, dovrebbe fare qualcosa. Niente. La spada corta. Un po' ispeziona cosa fa. Ok, nulla. Combinazione non valida. Vabbè, tant'è. Paule di legno, ricontrolliamo, ma non c'è niente. Possiamo uscire da qui perché non c'è nulla qua assolutamente. Già avevamo visto. Allora andiamo ad esplorare ancora di più qua. Questo era il fabbro di prima. Possiamo passare anche di qua. Quanti goblin qua. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing. Ma no, ma dai, ma porello. Flap those wings some more and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for rights. Cosa diamine state facendo? Non sono in cerca di guai, voglio solo passare. No, cosa diamine state facendo? Bloody look like. We're teaching this here pipsqueak to fly. Ok, è molto sintetico, però è quello che stanno facendo. Cause it makes me laugh. Ammetto che sembra divertente. Vi spiace se mi godo un po' lo spettacolo anche io? No, vabbè, questa no. La festa è finita, lasciate andare immediatamente quello gnomo. E dai, va. You want this little cave lurking wotsit? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ok, quindi comanda lui. Alla intimidire, non vi lascerò fare del male a una creatura indifesa, non senza combattere. Persuasione, tutti quanti voi contro un solo gnomo delle profondità, dovete cercarvi un bersaglio più all'altezza. Intimidire, potremmo anche intimidirlo, Dai, proviamoci. Dobbiamo fare 15. Vabbè, però è possibile, se no dobbiamo fare la lotta con i goblin. Ok, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. E abbiamo messo paura. As if trying to judge you through smell alone. We're leaving. Warbird, no! Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of... And rich pickings out there for... È stato molto facile, perché è stato molto facile, però... Scared meat. Scared meat. Yes.
Ammazza, però quanti erano? Se dovevamo combattere era la fine qui, eh? Però sapete che mi sarebbe piaciuto combatterli. Però vabbè, è andata così, ci sarà altro modo. Allora, intanto lui gira, Porello, dove sta? Eccolo! Però sicuramente c'è un meccanismo di dietro. Allora, andiamo al portello di legno, cosa c'è? Cassa di legno. Una torcia. Un forziere. Piedi lesti accelerati. Atletica più uno. Scintilla fulmina. Quando scatti o effettui un'azione simile durante il combattimento ottieni 3 cariche elettriche. Buona. 52 di oro. Pergamena di ingrandire. E una pozione di... parlare con gli animali? Oddio. Allora, pomodoro marcio. Non male però come cosa, eh. Ma non voglio parlare con te, volevo mettere qui. Baule di legno, zaino pesante. Sacca di polvere nera, 12 di 21, questa è buonissima. Oro, mela e una baguette. Poi barile di vino, sacco di juta. Ci stanno gli stracci dentro, non ci frega niente di stracci a noi, è una roba pesante. Direi basta così. E si ritorna su, comunque un bel bottino abbiamo preso. Allora voglio andare prima su. Vedere se c'è qualcosa. Scimitarra goblin, vedi? Lancia improvvisata. Arco goblin, buonissimo. Allora, l'arco goblin lo diamo anche a lui. La lancia improvvisata 4 di 11, mica male, eh. La scimitarra goblin, vabbè, sempre la scimitarra goblin. Allora, l'arco lui non ce l'ha un altro, vero? No, c'ha però la balestra, va bene così. Scorte di campo, bottiglia di grasso. Potrebbe anche non servire, però ce la prendiamo tutto. Il braciere cosa fa? Si accende solamente, ok. Carcassa di animale. E andiamo sotto, va. Credo che si blocchino qui, eh. Leva del freno, leva del rilascio del freno. No, questa qua, freniamo, vai. Ok. Andiamo qua. E lo vediamo libera. Però prima parliamogli. Cut me loose. Che ci guadagno io? Liberalo, lascialo così. Dai, che ci guadagno io? Liberalo, vai. Oh, Baga Kamara. There's pustulent thugs. Well, get on with it. Whatever you are. Cos'è che dovrei fare? Ti ho liberato, un compenso per quanto piccolo sarebbe apprezzato. As expected. Coercion by the book. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ok. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend,
I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. Oh, un medaglione. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. Nell'Underdark. Nell'Underdark. I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Hmm. Ok, così che se ne va. E se ne va. Allora, qui vediamo. Completate salvare lo gnomo. L'abbiamo completata. Va bene. Mo qua è tutto bloccato. Da qui, che cosa ci inventiamo? Come proseguiamo il nostro cammino? Da qui cosa c'è? La candela, altre candele. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Mamma mia, questo cappello non ci possiamo vedere noi, eh. Un altro episodio, perché continua a succedere a te? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. C'è un sacco dei segreti questa, eh. Allora, scudo borchiato. Oh, qui intorno non c'è più nulla. Però lo scudo, perché noi non ce lo mettiamo questo bello scudo? Allora, tipo moneta dell'anima. Dov'è lo scudo? Ah, abbiamo questo, due, più due, più due. Ah, perché non sono competente con gli scudi. Va bene, va bene. Allora, la pecora dilaniata, qua non c'è nulla. Porta di legno, ok. Allora, il villaggio l'abbiamo praticamente esplorato quasi tutto. Possiamo andarcene di qua, secondo me. Perché credo che qui abbiamo bello esplorato. Sì, assolutamente sì. Qua c'erano gli ogre. O qua. Ah, ma qua c'è uno zaino. Allora andiamo qua. In realtà pure qua sotto c'è roba. Allora, intanto andiamo là. Poi nel caso scendiamo da qua e vediamo cosa c'è di qua. Allora, guida di volo di Baldur's Gate. Vediamo, leggiamo. Allora, una mappa rozzamente disegnata da una città. Ok. Ok, non ci sono molte informazioni se non che... robe su Baldur's Gate. Però possiamo anche prenderlo questo. Lo zaino, un'altra pozione ottima. Nobile di Ergastor, 4 scorte di campo e patate. Va bene, va bene. Allora, andiamo di qua allora. Abbiamo detto. Villaggio in rovina. Qua abbiamo fatto praticamente ogni cosa che si poteva vedere. Ci sarebbe... vabbè, quei cosi non ci servono. Look. Don't talk. I've been looking. And you got nothing to show for it but your own ass. Allora, restiamo qua. Poi. L'insegna cosa dice? Moonhaven. Buca crollata. Vediamo un po' cosa c'è qua. Da nulla. Eh,
Allora, tecnicamente da qui noi dove potremmo andare a scoprire cose? Perché dovremmo andare a cercare alzi nell'accampamento Goblin. Allora, se noi stiamo qua, dobbiamo andare di qua. No, questo carretto non ci dà informazioni buone, giusto così, però. Artemisia, ok, allora potevamo andare anche qua. Credo che l'accampamento Goblin stia qua. Oh, di qua, qua c'è qualcosa. Oh, accampamento Goblin, appunto. Però qua c'è qualcosa da vedere. Goblins ahead. Mannaggia! Ci siamo danneggiati, mannaggia la miseria. Allora, cosa c'è qua? Allora, oh, attenzione qua, eh. Vabbè, dovremmo riuscirci. Perché abbiamo gli strumenti di disarmo. Però senza... Non ce posso credere. Cioè abbiamo fatto schifo. Tira di nuovo, va. Ok, adesso sì. Però abbiamo sprecato un disarmo, mannaggia. Ok, punti esperienza e niente, eh. Ma un'altra trappola. Mannaggia la miseria, però, se sono mossi. Meglio uscire da qui che andiamo a finire malissimo. Cuore oscuro, ti prego, fermati. Allora. Cos'è qua? Acquitrino isolato. Allora, lei... Ok, almeno 9 li abbiamo recuperati. Vabbè, ci accontentiamo così, anche se non è proprio l'ideale. Volevo andare al campo di Goblin, ma ora sono curioso di vedere cosa c'è qua. Come si scenderà qua? Forse col salto? Ci arrivo là sotto. Quale strada prendono? Allora, facciamo una cosa, andiamo prima qua. E vabbè, però allora lo vogliamo noi, eh. Allora, aggiungi la cosa, vai. Beh, l'abbiamo fatto, finalmente.
Le tenaglie no. Barile di legno. La siamo a quanto provati. Ah, perché abbiamo eluso quelli al cancello praticamente. Però dovessi tiragliare la freccia. No, ma perché li abbiamo elusi? Abbiamo anche perso un sacco di punti vita. Meglio andare così. La forziere di legno. Lasciamo perdere. Allora, dobbiamo andare alla cosa. Mi sa proprio quasi. Che cosa sta capitando? Recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile and a pale young... Cioè, quindi uno è un elfo, gli altri? Uno sembra un drone, una cosa del genere. Ma chi sono questi? Oh, ha tirato fuori quell'oggetto. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces. Il mio esercito si raduna. L'ha tirato fuori così questa, quell'oggetto che non voleva farci toccare. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. No, cara, mo ci devi di tutto. The artifact scattered the voice to the four winds. Prima dovrei darmi delle spiegazioni. Cos'è quell'affare che porti con te? E dai, questa. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Perché a Baldur's Gate? Che cosa mi stai nascondendo? Ho bisogno che tu sia onesta con me. I am a servant of Shah. Ah, ok. Secret cloister in Baldur's Gate. I need to bring that artifact back there. No matter what. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. Come non tradire la fiducia di Shah se poi ha parlato che è una devota di Shah? Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. Pensa che non ce la racconta giusta. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Mi hai mentito. Per quanto tempo avresti mantenuto il segreto? Non mi interessa chi veneri, dimmi di quell'artefatto. There's
nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. Ok. Fact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself. The three figures in the vision, the Chosen, are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? In effetti potrebbe attirare un sacco di problemi. She will see that it is taken to its destination, at any cost. But you still do not know what it even is. Tieni quell'affare al sicuro, a quanto pare ci servirà. Dammi l'artefatto, ma io se lo conservo io. No, lasciala a lei. I'll guard it with my life. Let's keep going. Ok. I segreti dell'artefatto. Ok, ok. Abbiamo scoperto altre cose. Buone cose. Cioè, non proprio buone, però insomma. Oh, questo? Goblin. Oh, a stranger in a fair camp. Laugh if you dare, recoil if you must. A new age is dawning with goblins and trust. How many did you have? Five. Mountains great, with fragulous crown and with scepter abraid. Draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Non sa più che di. Si chiama poi Volo, si chiama. Ma sembra quasi veramente italiano, eh? I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Dedichagli la tua completa attenzione. Spacchiolante. Ah, pistoso, che lingua sarebbe? Bravo, buh, scendi dal palco. Dai, questa. Quite so. No, well, excuse me. Draw Ragslin. Draw Ragslin. I am Draw Ragslin. Tumptuous. Draw Ragslin. Non sa più di niente. Wait, wait. Draw Ragslin. We play. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you. Salvare Volo. Lo dobbiamo salvare questo. Allora. Idiot. Right. Yes. Not fool me. Allora lo sta a portare via. Oh, l'ha spinto proprio. Porello. Se lo porta via. E si è portato via. Dove se lo porta? Là dentro? Quindi per salvarlo dobbiamo andare là dentro. Con l'ogre che fa da guardia. Perfetto. Allora noi siamo qua. Cos'è questo? Un mercante? Un mercante. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Ma infatti un bel malloppo. Come hai messo le mani su questa roba? L'ha rubata. Nicked him off the dead, didn't I? Vabbè, in effetti anche noi, se andiamo proprio a vedere. Però c'ha tanta bella roba interessante questo. Allora, noi andiamo a vendere a questo punto. Andiamo a vendere cose importanti. Allora, possiamo vendere la spada lunga che tanto credo che non ci servi. Adesso. Spadone. Lo stocco, le cose qui. Lascia. L'anello potremmo anche venderlo. Uno scudo borchiato che potrebbe risultare utile dopo. Lancia improvvisata 4 di 11. Io la lascerei la lancia improvvisata. Il randello no. Spada corta via. Bastone ferrato via. Torcia via. Vediamo un po'. Roba importante da vendere, insomma.
Allora, il corno assolutamente no, perché ci serve. A lei ci abbatte. Questo ci serve. La candela, tanto non ci serve a niente la candela. Le forbici pure, il mestolo pure. L'orso di pezza. No, lo vendiamo. Il libro lo vendiamo tutte e due. Diario dell'apprendista? No, questo qua sì. Questo possiamo venderlo. Lettera delicata. Lettera dura. E nota personale. Vecchio registro via. Il liuto via. La collana. 10. Allora abbiamo 1057 noi. Sarebbe però da vendere roba, perché tanto... Allora, fetta di formaggio, la carota marcia, ce la vendiamo. Diario dell'apprendista, appunti del fabbro no, perché potrebbero servirci. La canna da pesca, via. La bottiglia di grasso. Vabbè, questa si può vendere. Ferro infernale, questo pezzo di ferro nero intaccato risplende in un debole bagliore rosso, a prescindere dall'illuminazione circostante. L'eco di un flebile grido e che generalmente ti lo tocca. Però questo potevamo pure utilizzarlo, lì alla fornace. Alla pozione del sonno, antidoto, pozione del volteggio. Io direi basta. Gli stivali semplici li possiamo vendere. Allora, mentre gli altri... No. Ah, ma io stavo barattando. No, allora commercia. No, devo ricominciare tutto da capo. Allora, mettiamo la roba... Come si può mettere con più valore e non? Non c'è un diagramma, vabbè. Uno e due, poi abbiamo detto questa. A questo punto pure la lancia, tanto 4 di 11. Il randello, la spada corta, bastone ferrato via. La carota, il formaggio marcio, le favole. Ieri a prendere questo sì. Ta ta ta. Vecchio registro sì. Queste tutte e due sì. Mestolo, orso, questo. Canna da pesca, candela, bottiglia di pozione vuota. Il corno no, la malachite, la giada. Potremmo anche lasciarla. Uno scudo sì. Gli anelli, l'anello di rame, questo qua dell'invisibilità tanto non serviva a niente, sì. Appunti del fabbro no, ci serve. Direi basta. Abbiamo 1268, però possiamo vendere anche altra roba qua. Spada lunga, lasciamola qua. E ok, ora... Che ci possiamo comprare con quei soldi? Scarpa di Swires, acrobazia più 1, volteggio elegante, armatura aumenta di 1,5 la tua distanza di salto, metri. Potrebbe servire questa, è 1,50 m, è buona per 88 soldi. Armatura di pelle. 775, qua cominciamo a essere sul pesante vero, eh. Però se dovessimo comprare noi, questa potrebbe fare al caso nostro, perché 13 al bonus al carisma delle destrezze limitata a più 2 armatura media, mentre questa è 14 con equilibrio, ottiene un bonus più 1 a tiri salvezza e le prove caratteristiche su destrezza. Imboscato, ottiene un bonus più 1 all'iniziativa. Però è di 14, però costa anche 775.
che bisogna che compra lui. Allora, questo ok. Poi la collana, cosa fa questa? Quando ti trovi in una determinata superficie e lanci un incantesimo che infligge danni, anche il bersaglio subisce gli effetti della superficie. Vabbè, questo è evitabile. Guanti dell'arciere. Oh, i guanti dell'arciere infligge 2 danni extra per un costo di 150. Lo prendiamo. Stivali dell'aiuto e della comodità. Ritorno. Quando curi un bersaglio, questo ottiene 3 punti ferita temporanei extra. Vabbè, questo non ci serve. Allora, la grazia di Corellion. Pugile naturale. Ottiene un bonus di più nei tiri per colpire i dadi per i danni di attacchi senza armi. Questo le servirebbe. Però abbiamo la spada forgighiaccio. Spada corta. Leggera e accurata. La grazia di Corellion è lì. Che cosa fa? Solo la caduta e niente di più. Allora, cos'è? Lo spadone più uno non ci serve perché non abbiamo cosi. Però l'arco lungo. Quanto costa? 163. Questo è buono. Perché è anche incantato. Allora, il piccone ritornante. Il piccone non sono competente, ok. Questa nemmeno. Questa sì, randello pesante 3 di 10, però non ci serve. Costerebbe anche 100. Vediamo un po' lei come sta. 3 di 10 non sarebbe male contro la Morningstar. 3 di 10... Questo è 3 di 12. Il piccone ritornante. Questo sarebbe buono, eh. La lancia. Vediamo lo spadone se lo può... No, lo spadone non è competente. Mentre questo sì. Lo spadone no, però il piccone 3 di 12 è tanto, è un di 10. 163, ma dai, prendiamolo. Allora, 163, vendiamo la spada lunga. E anche... Allora, facciamo così. E la Morningstar. Comunque qualcosa abbiamo guadagnato. Poi... L'arco mi piacerebbe un casino, 163. Perché comunque con la balestra andiamo poco lontano. Allora, vendiamogli la balestra a 12. E prendiamoci l'arco, dai, questo arco qui lungo. Ok. Allora, le spese sono state fatte tutte, tranne... Classe armatura di pelle, solo lei può fare questa cosa, però 775 è un'enormità. Infatti neanche la raggiungiamo. Ok, allora inventario. Cominciamo a metterci le cose, quelle particolari. Allora, le scarpe acrobazia sì. E questa qua dell'arciere. Allora, tipo questo. Lei già l'abbiamo messa. Direi a posto così. Allora, salviamo la partita. Ok. Allora, e vediamo un po' qua. Esploriamo un pochettino il campo qua per capire le cose. Ok, questo non parla. Magic again. So I grab him.
fresh dessert with me bare hands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. Si sta inventando le cose, mi sa. Everyone just barges in here, thinking they rule the world. Ha! As the symbol glows, power courses through you. Sempre l'autorità, ok. Che giudizio affrettato, non credo di essere meglio degli altri. Credere è un dato di fatto, non siete diversi dal terreno che pesto quando cammino. Vattene. Illitid, saggezza, sono un tuo superiore, farei bene a mostrare un po' di rispetto, dai. Vabbè, due l'abbiamo fatto già, eh. Ci portiamo a 7 e poi a 8. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Forgive me. I had no idea. The other true soldier are inside. The planning and... Si è messo subito paura. Allora, il livello. You look like you think you're wrong. Mess with us and you'll end up like this bleeder. Continua pure a minacciarmi. Vediamo poi che succede. Scusami, non cerco rogne. Chi era il morto? Don't matter who he was. He ain't nothing but a stain now. Just like you'll be if you don't clear off. Oh, you're real tough. Bullying a kid. Ma se crescono così te levano dai mani, eh? My mum. She was as tough as wolf meat, but boom, now she could punch out a dragon. Ok. Abbiamo capito che anche i goblin ragazzini sono rompiscatole qua. Di qua dove si va? Sotto lì? E cosa ci sarà sotto qua? C'è un passaggio segreto, signori, andiamo a vederlo. La tinozza, ok, qua non c'è nulla, però qua... Oh, trappola con filo, attenzione. Meno male che l'abbiamo visto. Allora, dovremmo... non lo so, eh. Sarà veramente dura. Dai, fatta. Meno male. Punti esperienza per noi. Ok. Non ci dovrebbe essere altro. Muschio trama. Vediamo un po'. La ricetta vetriolo di muschio trama. Buono. Cos'è questa lettera che... Ah, ok. Un frammento di un foglio di carta che contiene quelle che sembrano idee per una lettera d'amore. Non posso paragonarla alla luna, alle stelle o all'altra robaccia perché vive sottoterra. Non ha né croste né bobboni. Quindi non posso complimentarmi con lei per i più belli. Penserà che sono troppo piccolo. Le dirò che comprerò uno sgabello per poterci baciare. Mi metterò qualche ragno morto nei capelli quando ci rivedremo. Magari le regalerò alcune parti delle persone che ho ucciso. Che carino. Che dolce, che romantico. Allora, vediamo nel vaso cosa c'è. Buono, scorte da campo. E c'era il forziere anche. Le serrature. Allora, scassina. Se l'attacchiamo. No, è robusta, logicamente.
Vediamo però se... Allora, scassiniamola. Dobbiamo fare 10, dai, non possiamo mancarlo. Meno male, meno male, per un attimo. Allora, un documento, lo leggiamo. In cima a questa lettera accartocciata compare il disegno bambinesco di un goblin che offre un mazzo di funghi a una draw. Carissima, eccellentissima e splendidissima discepola Zrel. Forse non ti ricorderai di me, non sono nessuno di importante dopo tutto, non ancora. Giocavo a inseguire i polli con gli amici quando sei venuta a fare visita al campo Raxlin. Hai guardato dritta nella mia direzione quando gli hai detto che se eravamo bravi a uccidere gli umani quanto a catturare i polli, forse valevamo qualcosa. Mi sono sentito molto speciale quando sono stato riconosciuto in quel modo. Alla prossima razzia verserò talmente tanto sangue che l'assoluta dovrà notarmi. Poi verrò alla torre dell'alba lunare e anche lì mi noterai. Sono quello querce zoppo. Ma dai, clagga. Allora, questo lo prendiamo, soldi, oro. Già ho visto una cosa che mi piace molto lì. Calice di bronzo, buono, si può vendere. Olio del piromane. Cos'è, un'arma questo? Ah no, rivesti la tua armatura attiva di olio del piromane. Quando colpisci un bersaglio rimuovi la sua eventuale resistenza al fuoco e rendilo vulnerabile ai danni da fuoco. Non ha effetto sui bersagli immuni al danno di fuoco. Uso singolo, ok. Elisire di resistenza al veleno, potrebbe essere molto utile. Scorte di campo e ascia bipenne più 1. Questa è tanta roba. Allora, l'ascia bipenne più 1 in realtà, vediamo se va a lei. No, non competente, ok. Allora rimettiamocela a noi. Allora, dunque, possiamo tornare indietro. Entriamo dentro la fortezza a questo punto. Allora, io vorrei in realtà pure fare un bel riposo qui. Però... intanto salviamo la partita sicuramente. Allora, la cassa dovrebbe darci qualche cosa. Io non la sto rubando tutta sta roba, eh. Non c'è il coso. Anche qui il forziere di legno, non c'è il... il blocco, diciamo. È 10, però. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Che ci starà dentro? Roba importante, perché... vabbè, 23 di oro. Pensavo di meglio, però va bene lo stesso. Allora, torniamo dunque qua. Urna di pietra. Cosa c'è qua? Allora, intanto qua dentro a sta torre, che ci si può fare? Nulla. Non c'è nulla di particolare qua. Mazza rozza, che non possiamo prenderla ovviamente. Questi stanno a dormire là?
baule di le... Vabbè, no, le torce non ci servono. Andiamo piano piano. On my way. Looks like the booze got the better of them. They're practically that wall barely holding together. Muro spaccato. Ma non si può aprire questo? Esamina un muro spaccato. The mark glows, but you feel... È perché l'abbiamo svegliati. Your illithid power is beyond reach. Persuasione, dai, 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 dai. Sarà tosta, eh. Dai che ce l'abbiamo fatta. Happily. But the next noisy bastard that comes through here gets gutted. Il muro non si è spaccato. Perché robustezza ce n'ha. Però potrei lanciargli una bomba, sapete? Allora, intanto salviamo, perché sono sicuro che qui va a finire male. Allora. Abbiamo la polvere da sparo di prima. Eccola qua. Oh mamma mia, allora aspetta però. Dovrebbe andare tutto bene, vediamo. Eh no. Però solo questi? Vabbè, il cazzottone non te lo leva nessuno. Eh no, mi sa che dopo attaccano tutti. Diventa un macello mo. Sta diventando un macello. Allora. Non credo che anche quelli sotto potrebbero attaccarci, però non si sa mai con questi. Allora, facciamogli il dado tracciante, anzi no. Dobbiamo fare onda tonante. Ok. Buono, uno è morto, va bene. Quest'altro... Andiamo a colpire quest'altri più che altro. Ok, almeno si sono indeboliti. Questo senz'altro. Allora, ragioniamoci un po'. 4-4. Questo è morto. Io direi proprio di andare ad attaccare. Allora, colpo perforante. No, non possiamo farlo. Con questo il movimento si potrebbe anche fare. Mamma mia. Allora, un po' di vita. Assolutamente sì. Allora, tocca a me. Lo potrei anche abbatterlo. Ok, ora tocca a questi qua. Allora, un dannino me lo doveva fare per forza. E quest'altro pure. Allora, andiamo con l'arco. Dunque,
attaccare questo. E uno di meno. Poi quest'altro potremmo fare sta attacchino, non lo possiamo fare. Però con lui possiamo tirargli la freccia. Ok, ne manco con lui, però io posso fare l'attacco con la lancia. Ok, io mo non so se sotto andiamo salvato, poi nel caso la riprendiamo la partita. Allora, arco goblin è tutto ok. Oro, bastone rituale buonissimo, quest'altro. Allora, lancia, giavellotto, giavellotto, Morningstar. E libro, buonissimo. Giavellotto, giavellotto. Questa ha una pala. E un arco. Allora, tecnicamente io potrei ancora dare fastidio qua la cosa. Ma è scivolato? Perché non si apre sta porta? Robustezza zero. Ma qui che cosa abbiamo? Ah, eccoli qua. Pozione e qua c'è qualcosa di nascosto. Antidoto, ok. Urna di pietra. Barile di legno. Buono, le scorte da campo. E questo? Buonasera, signore. Help us out. Says here the goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Vuol dire rumorosi e puzzolenti. Ain't that the truth? Proper stink around here now we've settled it. And all that ruckus makes it hard to concentrate on reading. Dove l'hai trovato? La maggior parte dei goblin che ho incontrato non ama leggere. That's what the bloke who wrote this said. Proper impressed by my brain smarts he was. Said he's writing a book about the absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or some such. Think they've locked him in the cells already. Well, a good chin. Ah, ok, volo. Volo, volo. Volo Tampe Gedarm. Potrei vedere il suo manoscritto? Quel tizio era Volodon Gendarm, illustre cronista dei reami. Cosa aveva di così interessante? Dai, diciamogli chi è. Yeah, he mentioned that about a thousand times. Don't matter how famed he is, he's gonna end up a zapper. Ok, potrei vedere il suo manoscritto? I'm finished with it. There's enough reading here to last me a lifetime. The mark glows, but you feel nothing in response. Non abbiamo Lilithid. Until you rest. Però potrei intimidirlo. Quello sicuramente sì. Però 15 è tosto con questo, eh. Ma l'abbiamo fatto, l'abbiamo superato. Allora, 20 è tanta roba, eh. Bloody hell! The people say goblins are savage. He ain't worth fighting over. Take it. Ok, abbiamo ricevuto anche il manoscritto. Vediamo se leggendolo c'è qualcosa di nuovo, di buono. Allora. Leggi. Allora, è bello. Vabbè, parla di goblin, insomma.
Ok, sono degli appunti di quello scrittore. Sapiente, segreti del grande capo Gale trova l'ispirazione. Vedi? Un'ispirazione ottenuta più 30 punti esperienza. A questo serve leggere i libri. Allora, vediamo se io leggo anche questo. Non credo che ispira, però insomma... Vediamo se parlo con lui che cosa ci fa dire. Ah no, ok, basta. Allora, io direi di farli riposare. Non so perché, ma se vado sotto è un macello qua, eh. Allora, riposo lungo, vai. Così ricarichiamo anche gli incantesimi. Siamo tutti acciaccati, tiè, guarda come stiamo. Tutti ubriachi. Allora, ci stiamo riposando. Che sta capitando? Oddio, chi è questo? Che sta a fare? Sono venuto in tempo. Tu stai trasformando. Chi è questo con i capelli viola? Ah, è il nostro custode. Quello che abbiamo scelto all'inizio. Conosco la tua voce, non la prima volta che la sento. Tu chi diavolo sei? Yes, you have. I saved you before. È il nostro angelo custode, una cosa del genere. Che fa? I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Però che figo. Che bello sto pezzo. We haven't much time, so listen closely. Ma che bello. Is... È bellissima questa cosa. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Mamma mia. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. Io non so più che dire. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. Ma che roba. Ma che bello! Bello, bello, bello sto pezzo. Allora, tecnicamente però dovremmo anche prendere Astarion. Allora, facciamo una cosa. Lui, pur che è buono... Dovremmo prendere anche Astarion, se no non diventa mai forte. Allora, lasciamo Will un attimino qua a casa. Ah, vedi, anche a lui. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is.
No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by alithid worms. Credo che dovremmo sentire cosa da dire con la figura del sogno. Forse questi poteri potrebbero essere utili. I wouldn't advise it. Play with fire and you get burned. That's always the way of it. Dimmi, Will, come sei diventato la lama della frontiera? No, non mi interessa adesso. Allora, vorrei che aspettassi all'accampamento. Ok, andiamo a prendere quest'altro, che gli diamo un sacco di cose nuove. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. L'ho fatto anche io. Now we can see what these tadpoles can do for us. Dovremmo approfittare di ogni possibile vantaggio. Esploriamo questi poteri e vediamo dove ci portano. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flare parasites. Now, was there anything else? Vieni con me. Vediamo com'è diventato vampiro. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. They're obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Ah, quindi vieni, ti viene succhiato il sangue, diventi il burattino del vampiro, però se succhi il sangue al vampiro diventi vampiro. E infatti questo. Yes and no. The problem is once you're a vampire spawn, they completely control you. Ah, ok. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me. It doesn't happen. Darling, I thought you'd never... Vabbè, però tesoro, dai, no, te. E vabbè, però, boh. Allora, però non è salito di livello lui? Allora, intanto... Allora, il pugnale te lo do. Perché te lo meriti. Poi, vediamo che tipo di armatura c'hai te. Armatura leggera. Vediamo se abbiamo qualcosina qua nel nostro repertorio. Piripipiripa. Credo di no. Però questa sì invece. Classe armatura 11. Io te la do. E ti do anche l'elmo di cuoio. E se posso anche un arco. E poi basta. Perché non c'ho più niente. C'ho il cappello del bardo, ma non ti serve. E piedi lesti accelerati. Potrei anche darteli. Vabbè, diamogli l'anello pure, tanto gli piacciono. Disegno di goblin. Ma dovrebbe andare bene così. Allora, il coltello, vai. Poi l'arco, la balestra poi ce la vendiamo. La tunica semplice, no. Queste, ah, questa è 11 già. Però vediamo questa un po'. Ma però questa è 10. Questa è un po' più caruccia secondo me. Vabbè, magari gli piace la sua. Allora questa ce la rimettiamo qua. L'elmo di cuoio però te lo voglio mettere. E va bene così, è tutta la vita. Allora, che tipo di poteri ha lui? Ah, vedi, ha il morso vampirico. Vampirico, e così si può... Ok, si può rigenerare. Va bene. Allora, torniamo lì. Dai goblin. A questo punto, allora, accampamento di goblin. Mo se noi scendiamo e succede la guerra, è un macello. Però voglio capire, lui c'ha sta magia qua, no?
un datonante. Potrebbe servire, fare al caso nostro. Manco per niente. Allora, a questo punto andiamo sotto. Di qua, cosa ci può sta? Allora, qua sembra non esserci nulla di particolarmente interessante. Allora entriamo dentro la fortezza qua. Oh, Gale. Glad you've a moment for me. My predicament has become rather... Ah, ok, la prima volta che gli facciamo assorbire la magia, ok. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Allora, cosa succederà a questo oggetto se te lo darò? Vabbè, si prosciuga, te l'abbiamo capito. Dai, consegna un artefatto magico. Allora, visto che adesso non abbiamo nulla per il bardo, però questo recupera 1-6 punti ferita, mi sa che bisogna tenerlo, perché poi se non mi mandare a liberare volo e magari è un bardo, ci dobbiamo pensare a queste cose. Allora, che te posso dare? Medaglione di Comira, che cosa fa questo? Le luci danzanti, ma dai, questo. Ok. Allora, assorbito la magia. Magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Ok, ok, sono contento che tu stia meglio. Sembra un malessere a dir poco spiacevole. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular... Sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. Bloody racket. But in time, all will be told. Ok, mi dirà tutto. So much fun that those thieves almost got past. We got them now, eh? And once the whelps start singing, we'll know. Spero che non dovremmo pentirci di aver perso quell'artefatto. Much more powerful artifact in your arsenal. Va bene, va bene, va bene, dai. Oi! Ain't no party in here! We're doing the absolute's work! State your business, now! As the symbol glows, power courses through you. Un'altra volta una con l'autorità, mannaggia! Allora... inganno, intimidi... Inganno, dai! 15 è tosta, eh? Ai 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 ai. Mi sa che demo combatte, eh? Likes of you. No, potevamo riprovare. Only boss, you bloody racket. Come facciamo? Come on now. They're just having a bit of fun. Oi! Come facciamo? Already told you to bugger off, didn't I? Dai, saggezza, ci serve. Vabbè, con il girino si fa tutto. Però abbiamo sprecato una cosa col girino. Oh, beg your pardon, true soul. At your service, of course. Well, cause that's what you are, innit? One like Priestess Gut and Boss Ragslin. Gods, we even got a drow now.
We follow the absolute. Allora, seguiamo l'assoluto e quelli che parlano per lei. We thought it was just Priestess Gut and Boss Ragslin. Then the Drow came up. And you and all now, I reckon. Go ahead. Ok, quindi ci sono altre tre personalità. Tre personalità che. Personalità, che tre con i girini che hanno questo potere. 120 punti esperienza, mica poco. So much fun. Credo che sia questa. No, he's somebody special. The absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Perché dovrei volere il marchio? Immagino che questo marchio serva a qualcosa. Non mi lascerò sfregiare a vita per tuo capriccio. Sono qui per spargere le tue budella sul pavimento. No, perché dovrei il marchio? Recognize one another quick sharp. That way nobody will mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ma io non lo voglio il marchio. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts. Ok, anche lei ci sta studiando con le Lilithid. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Mamma mia. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Ok, io pensavo di fare le battaglie qua in realtà. Invece no. Pensi di poter sistemare l'origine di queste ombre? C'è una creatura nella mia testa, puoi aiutarmi? Ogni aiuto è ben accetto. Ho bisogno di un guaritore. Possiamo parlare in privato, è una questione personale. No, ho bisogno di un guaritore. You've come to the right place. With the absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Ok, nella sua cappella, perciò dobbiamo andarci. Allora, qua dove si va? Ah, pure ancora più su? Oh, che è? Che è stato? My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Ma questo chi è? Hard to say, for your journey is just beginning. Ma chi è questo? What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cornea, don't they? Well met, I am Raphael. Very much. Ma chi è Raffaele? Raffaello qua. Da Gustavo Monaco, vabbè, dai.
Con chi sto parlando, il gatto o il topo? Belle parole, se hai intenzione di minacciarmi non nasconderlo. A quale accampamento? Dai, sono Gustavo Monaco. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my taste. Mamma mia, questo è peggio di Spalletti, però, eh? Ma dove mi ha portato? Buono, però, eh? Faccio la fine di Hansel e Gretel, mi sa. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ma... Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Ah, ecco, ora è tutto chiaro. Era un tentatore. It's better than a devil you don't know. A devil you do. Am I a fool? Ah, Raphael. Potentially. Hanno voluto fare la cosa con l'arcangelo, ok. But a savior, that's for certain. Estrai l'arma, perché offrirmi il tuo aiuto? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. No, non dobbiamo cadere in tentazione. Sei un folle se credi che stringerò un patto con un diavolo. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Che bel dialogo, però. E se volessi stringere questo patto, come farei a trovarti? Sarò io a ridere per ultimo. Riportami indietro e dopodiché non farti più, mai più rivedere. Però sarebbe da attaccare. Io ci provo ad attaccarlo. Ah, yes, the tongue. Yet another piece of pleasurable anatomy you'll soon have to do without. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there. Beh, quello sì, è fortuna. Siamo arrivati fin qua per fortuna, ok. Abbiamo capito tante cose. Allora, forziere d'oro. Andiamo a prenderlo. 134 di oro, buonissimo. Abbiamo recuperato parte del bottino speso sul... lì al coso. Per le armature. Andiamo sotto. Ah no, però potremmo anche
Credo andare di qua. Forziere dorato vuoto. Vediamo di qua cosa c'è. Un altro forziere dorato d'oro. Dorato. Allora, tutte pergamene. Parlare con i morti. Pergamena di nube di nebbia. Buona. Pergamena del sonno. Vabbè, poco male, poco male. Andiamo di qua. Scala di ferro. Oh, questo? Non è che lo buttate sotto? Another outsider come to see the mind your manners now. Get down there and stop complaining. No, ha buttato di sotto, non ho potuto fare nulla. Portone di quercia pesante. Si potrebbe scassinare? Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Dove ci porta? Ah beh, ma scusate, ma era aperta di qua la porta. Allora, però, visto che ci siamo, entriamo dentro. Sugon al Sukok o Tashokek Dor. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Ah, è un coso quello. Nothing. Must be reading it wrong. Sugon al Sukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. Dragonborn. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. Okay. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Guess it doesn't matter what you are. You're a true soul, and that's good enough for me. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Mamma mia. Allora, esamina il cadavere, forse quello del main flayer che ti ha torturato. Potrebbe essere, eh? Sarebbe la prima volta. Che genere di cerimonia è questa? Unisci degli altri e assisti al rito. No, esamina, dai. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. Okay, un'arma di questo. And we find who took that weapon. So settle in. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow. L'artefatto di cosa? La di cuore oscuro? The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the absolute's clutches. Che la cerimonia prosegua allora. Attaccalo goblin. Vattene prima in main flayer e riveli chi sei. Io salvo la partita. E ti attacco lo goblin. Allora. Facciamo le cose fatte bene.
No, volevo fare... No, perché sbaglio? L'emozione? Il gelo, almeno a questi. Again. Ok, poi... Per pugnetto a questo? Dai, questo qua. E uno è schiattato. Poi tocca al mago. Il mago... Onda donante. No. Devo fare... Il veleno. Però verso di lui, dai. Allora, si è salvato. Poi lui attacca questo, ok. E ci ha fatto male, eh? Mo' con questo... Allora, la freccia. Proviamo con questo, va. Ah, troppo lontano. Il bersaglio deve... No. Allora, facciamo così. Allora, l'abbiamo gambizzato, però... Niente più. Aia. Ok. Lo goblin è forte. Aia mia. Lo goblin è forte. Ma questi attaccano da tutte le parti. Mi sa che è andata leggermente male. Ma proprio leggermente. Allora, questo sei. Questo sei anch'esso. Questo ok. Possiamo provare ad attaccarlo, ma... Ok, sconfitto. Andiamo di questo? O se no proviamo a gambizzarlo. Magari lo sbilanciamo per tanti turni. Il mago sta per terra. Aiaiai, mo anche noi. Allora, è il mio turno. Ma lei dove sta? Lady Shah's twin and nemesis, the moon goddess. This place clearly fell to ruins long before goblins infested it. Perhaps due to the dark just no matter. The truth will be revealed. You silently offer a prayer to Shah. Oi. My people pay him a visit. Ma questa perché è rimasta qua? Allora no, aspetta. Allora ricarichiamo tutta la partita. Che cos'è questa roba? Però mo ci ricapita dall'inizio. Cioè dal dialogo più che altro. You suddenly feel a strange anxiety. Mannaggia. But that of the artifact you carry. Somehow it's afraid. Yet no. Bloody racket. Eh no, dobbiamo raggiungere lì tutta la compagnia dell'anello. Non ho capito perché solo adesso.
Allora, eccola. Dai, allora salviamo così mo e poi ci riproviamo, vediamo un po'. Allora. Vento. E ok. Poi damogli i cazzottoni a questo. E uno è schiattato, ok. Poi questo qua e 5 di 8. Potrei anche fare il dardo di fuoco, vediamo un po'. No. Però lo spruzzo velenoso. Però attacco furtivo a distanza, dai, possiamo farlo. Ah no, non possiamo farlo più. Allora, che mi invento? Spruzzo colorato. 33 punti ferita, dovremmo farlo a lui. Allora. Facciamo così, va. Excellent. Un altro attacco io non ce n'ho, però potrei spingerlo. Ok. Mo lei sempre anzi no, con questa. E dai, va. E un altro l'ho fatto. Vorrei spingere questo però. Poi attacca lo goblin e poi il mago. Aia, meno male che ci ha mancato, però la seconda no. Allora, il mago. Armatura magica, raggio di infermità. Tenta di avvelenare, dai, ci proviamo. Avvelenato, benissimo. Possiamo anche andarla a spingere volendo. Ok. Poi loro attaccano finché sarà dura adesso. Comunque lui è avvelenato e questa è un'ottima cosa. Dobbiamo levare tutti questi perché sennò diventa problematica la situazione. Allora, l'ultimo è lui che potrebbe fare male e l'ha fatto. Arrivano gli altri, perciò qui sono un po' tutti che ci vengono ad attaccare. Il veleno, mannaggia. Uno è schiattato anche, il mago. Allora. Vediamo chi è che è danneggiato. Questo 12. 3 di 22, ci proviamo. Ok, uno di meno. Almeno uno di meno. Gli damo il super cazzottoni. Però non ci arriviamo là. Però con la freccia in realtà. Allora, veleno, olio. Tossina quella lì. No. Che se inventiamo? Che avrei potuto spingerlo qua, però non fa niente.
Il morso del vampiro, dai, riprendiamo un po' di cose. Cerchiamo di... No, non possiamo spingerlo. Ok. Lei... No, devo curare lui. Allora, l'ho curato. Però... Ci proviamo a buttarlo di sotto? Mannaggia la miseria. Mi sa che non è una buona idea combattere con questo. Però una piccola spintarella. Niente. La riga richiamo, la rifacciamo, perché secondo me ce la si può fare. Secondo me la ci si può fare. Allora. You suddenly feel a strange anxiety. Dai, ci riproviamo. Vai. Allora, lui così. Again. Allora, concentriamoci su di loro. E ok. Mo, la lancia 5 di 8. Questo quanto c'ha? 15. Allora. Quindici, attacco la mano. 10. Dai, spruzzo velenoso, va. Si è salvato, mannaggia lui. Però possiamo anche spingerlo. Niente, si è salvato. Allora, però... Ok. L'armatura a lui, vai. È tosta perché... Ah, però possiamo chiamare i cosi. Mi ero scordato. Gli ogre. Possiamo chiamarli. Allora, facciamo così, va. Ricarichiamo la partita e andiamo a fare gli ogri. Li chiamiamo subito proprio. Ok, attacca lo goblin e vediamo se funziona. Chiamali, va. Dovrebbero fare un bel danno. Ok, uno è morto. E gli ogri sono arrivati? La termina turno e attacca questo, va. 5, no, non voglio rischiarmela. Voglio così. Ok. Scudo al mago. Dov'è il mago? Eccolo qua. Ah,
Allora. Riproviamo. Avvelenato. Ok, niente di fatto. Dovrebbero arrivare gli ogre, perché non arrivano? Mo attacca questo. Mamma mia che botta. Mi sa che non si può vincere contro di questi. Allora, il mio turno. Che mi invento? Allora, raggio di infermità, raggio di gelo. Pensiamo. Perché questo, vabbè, ci proviamo, ma tanto è tosta la situazione. Allora. Come sa ce la capiamo qua? Potrei attaccare questo che ha un 5 di 10. Questo lo uccidiamo subito. Però, allora, questo è 8. Questo è 12. 14. Se andiamo ad attaccare lui sarebbe meglio. 3 di 36. Questo quant'è? 8 di 18. Pure levandogli tutte quelle cose diventa improbabile la situazione. Questo è 9. Possiamo fare con questo, dai. Ahia, ci ha attaccato. Però visto che stiamo qua, se riuscissimo a buttarlo di sotto. Come potessimo fare? Troppo pesante. L'abbiamo mancato, mannaggia. Era il mio turno con lui. Mannaggia la miseria. Niente. Che se inventiamo? Niente, non ha sortito effetto e abbiamo perso pure questa. Mamma mia, che brutta botta che hai preso. E non sono arrivati gli ogre. Non sono arrivati loro e è stata la fine. Questo non ha più punti, è la fine. Questo lo guarisce. Potrei fare il botto qua, ma... provo, ma è difficile. Allora, questo 14.
Nemmeno arrivo a curare lei. È tosta qua, è tosta. E poi lei è pure morta proprio. Allora, però pergamena... No, allora voglio mettermi la cosa. La posso dargli la cosa a lui. Come, che cosa mi invento? Nube maleodorante. Crea una nube di gas estremamente nauseabonda per impedire a creature di effettuare azioni. Dai. Ok, quantomeno abbiamo ritardato la situazione. Avviciniamoci qua. Allora, il mio turno con chi? Ah no, non è il mio turno. Questo mo lo va a attaccare. Fallimento critico, meno male. Ma questo ci rimane, eh? È la fine, signori, è la fine. Allora, pergamena della rinascita lo posso fare su di lei? Credo di sì. Allora. Lui può far poco. Possiamo allontanarci. Potevo prendere la pozione, però dannazione. Per forza lo va a attaccare. Meno male che l'ha mancato. Allora, la pozioncina, sì. Che ci inventiamo però? Allora, lancia una creatura o un oggetto nel mondo del tuo inventario. Allora, lo scatto. Mamma mia, meno male che mi ha mancato. E quest'altro no. Mannaggia lui. Allora, meno male che ancora la magia qua, però... Con chi l'attacco? Che cosa faccio? Può invocare duplicato. Camuffare se stesso. Charme sulle persone. No. Resistenza. 4 di 24. Può essere tutto e può essere niente. Proviamoci. Buono così, buono così. Anche se lui mo si avvicina, per forza. Allora, questo. Allora, intanto la pozione. E non ho più risorse, mannaggia. È morto pure il coso qui. No, non è morto, ok. Ma adesso sì. Allora, carica partita. Ci voglio riprovare. Ci voglio assolutamente riprovare.
Come finale di puntata non è male, eh? You suddenly feel a strange anxiety take hold. Allora. The ogre must have moved on to new... E i goblin, cioè gli ogre non sono arrivati, boh. Allora, questo 4 tocca attaccare quest'altro. Again. Ok, e intanto è così. Poi la pozione la voglio dare anche a al mago. E ok, così. Allora, spruzzo velenoso. Proietta uno sbuffo di gas tossico. No. Impedisce un bersaglio. Cosa c'è scritto? Di recuperare punti feriti. Le creature non morte subiscono anche svantaggi e tiri per colpire. Dura un turno. Allora, questo cosa fa? Fai sprofondare un massimo di creature pari a un totale di 24 punti ferite in un sonno magico. Allora, questo ha 15. Si potrebbe anche provare. Allora. E sono addormentati. Poi. E poi. Mettiamoci qua. E ora arriva lui con la mannaia, mannaggia a lui. Mamma mia, che roba. Please help me. Ma come si fa? Allora, lei... Vediamo se riusciamo a spingere sto farabutto qua. Non manco per niente. Praticamente impossibile. Cioè, con questi piccoli già e vabbè, si capisce. Però excellent. That won't work. Che se inventiamo qua? Potremmo inventare niente. A meno che vado. Spruzzo velenoso. Get up.
andiamo a salvare il mago, ma sarà talmente difficile come situazione che... Ah, ha buttato pure te sotto, addio allora. E niente, è finita qua. È finita. Allora, io direi che siamo arrivati a 3 ore di diretta. Possiamo finirla qui. Chi guarderà questa registrazione su Twitch, grazie. Chi la guarderà su YouTube, grazie lo stesso. Ci salutiamo qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!